Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, però, infatti vabbè, voglio sapere che cosa pensa lei. Fatemi vedere di nuovo la frase di Piantedosi. Sabindi, io è da ieri che ripeto a me stessa le parole di Piantedosi, perché dico magari c'è qualcosa che non ho capito. La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Lei sente queste parole e pensa? Ma guardi, siccome non faccio fatica a pensare che siano dettate da una crudeltà d'animo, i primi due pensieri sono i seguenti. Uno è naturalmente di merito sulla questione immigrazione. Questo governo, più di altri, secondo me, per la sua cultura naturalmente, continua a considerare l'immigrazione un'emergenza e pensa di poterla governare con i respingimenti, o quantomeno non aprendo le porte, non facilitando gli arrivi, ritenendo che il problema principale sia la sicurezza. E io credo che questo purtroppo rischia di essere, è stato un po' ed è ancora un po' anche il problema della sinistra, che continua ad essere poco coraggiosa su questo argomento. Insomma, l'immigrazione è un dato strutturale. Noi dobbiamo metterci in testa che c'è un mondo giovane che premia le porte della nostra vecchia Europa, c'è un mondo in guerra, guerre che tra l'altro alimentiamo noi con il commercio delle armi, e disuguaglianze enormi, un continente di persone in movimento, e siamo ancora convinti che sia un'emergenza. Questo è un dato strutturale col quale la politica deve fare i conti e lo deve governare, sapendo che non lo fermerà con le mani. Ecco. E questo è il primo pensiero, e naturalmente questo governo ha tutta un'altra idea, non ne ha fatto mistero, ci ha anche vinto le elezioni, quindi. Il secondo pensiero è questo: io penso davvero che i ministri debbano fare i politici, perché siccome non credo che sia una persona crudele il ministro Piantedosi, una frase così come quella sul carico residuale o altro è sicuramente dettata da una diciamo assoluta inesperienza politica, perché ammesso che possa mai pensarla una frase del genere, che sia frutto di un'elaborazione, ecco, e voglio sperare di no, voglio sperare che gli sia sfuggita, chi ha sensibilità politica non pronuncia una frase del genere. E ultima riflessione, che forse è sicuramente la più importante, io spero che si sia chiesto che cosa farebbe se i suoi figli non vivessero e non fossero vissuti negli agi dei quali viviamo noi. Lo sa che lui a questa quindi domanda ha risposto, perché questa domanda gli è stata posta, no. Ma se toccasse a lei, e lui ha risposto, a me hanno insegnato a casa di non domandarmi, ha citato diciamo Kennedy, di non domandarmi cosa deve fare il mio paese per me, ma di domandarmi cosa posso fare io per il mio paese. Sì, allora io tradurrei questa frase e direi che è arrivato il momento che noi dobbiamo chiederci che cosa dobbiamo fare noi per impedire questi disastri. E siccome si continua a dire che non bisogna farli partire, allora apriamo i corridoi umanitari. Cioè, se queste persone che sono morte, una volta che coloro, se non fossero morte, avrebbero avuto tutti i titoli per essere dei rifugiati, perché sì, scappano, certo, dalla guerra, certo, scappano, certo, dalla fame. Allora, perché non apriamo i corridoi umanitari? Cioè, gli scafisti sono dei delinquenti, indubbiamente. Ci sono le mafie dietro, a parte che, insomma, l'accordo con la Libia dimostra che l'abbiamo in qualche modo anche finanziato. Troppo ci sarebbe da dire anche del fatto di dire bisogna che non partano per stare come. E probabilmente stiamo anche finanziando i criminali in qualche modo. Ma allora dobbiamo aprire i corridoi umanitari. Perché li abbiamo aperti con l'Ucraina e non li apriamo con paesi nei quali i disastri li abbiamo combinati noi?